È il tumore al polmone il più grande killer fra tutte le malattie oncologiche, causando ogni anno la morte di 34.000 persone in Italia e oltre 1 milione nel mondo. Si tratta della seconda neoplasia più frequente negli uomini, dopo il tumore alla prostata, e la terza nelle donne. Con la frase tumore al polmone, tuttavia, non si fa riferimento a un unico tipo di neoplasia. Si tratta di un termine ombrello che ne racchiude varie tipologie, come sottolineato dal dottor Diego Cortinovis, oncologo. Il tumore del polmone è suddiviso in due grosse categorie: il tumore non a piccole cellule, 80% circa dei tumori del polmone, il tumore a piccole cellule, la restante parte. All'interno del tumore non a piccole cellule esistono delle forme adenocarcinoma, sono circa il 60-65% dei pazienti affetti da questo tipo di patologia, e poi la forma squamocellulare e a grandi cellule. Questi grossolanamente le caratteristiche istologiche in biopsia di queste malattie. Non sono solo il tabacco e il fumo a risultare determinanti nella formazione di un cancro al polmone. Altre sostanze come l'amianto e l'inquinamento atmosferico possono influenzare lo sviluppo di sottotipi biologici di tumore polmonare, con mutazioni dormienti riattivate di volta in volta dall'agente che le permettono di passare allo stato canceroso. Due sono i tipi principali di tumore del polmone a piccole cellule e non a piccole cellule, che riassumono oltre il 95% delle diagnosi. Per i pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule, grazie alla ricerca e allo sviluppo di molecole di nuova generazione, quali amivantamab, si è aperta una grande opportunità terapeutica, come spiega il dottor Antonio Passaro, oncologo. Come abbiamo visto, i tumori del polmone non a piccole cellule, gli adenocarcinomi, presentano diverse alterazioni biologiche che, quando identificate, ci permettono di utilizzare farmaci mirati in grado di migliorare gli outcome di efficacia. Ad oggi, per quanto riguarda i pazienti con alterazioni di EGFR, che è stata la prima alterazione biologica identificata nel tumore del polmone, abbiamo una serie di farmaci inibitori tirosinochinasici di prima, seconda e terza generazione che hanno dimostrato di essere non efficaci per quanto riguarda il management dei pazienti con inserzione dell'esone 20. Per questa specifica alterazione, sulla quale è necessaria un'analisi di testing mediante un NGS, quindi un'ultima metodica, l'utilizzo di farmaci di nuova generazione come l'amivantanab, che è un anticorpo monoclonale, ad oggi ha permesso di migliorare gli outcome di efficacia dal punto di vista delle risposte, della progressione libera dalla malattia e della riduzione di morte di questo tipo di pazienti.